Mio fratello, il 31 agosto scorso, è giunto su un traghetto a Capri, insieme alla sua troupe e al regista Paolo Sorrentino, e da lì si è diretto a Residence, dove poi ha preso alloggio. Hanno iniziato le riprese il giorno successivo, il 1 settembre. Sappiamo che Luca ha preso servizio perché è entrato, lo dice la polizia dopo aver visto i filmati della struttura alberghiera. Sappiamo soltanto che è entrato lì, e dopodiché non sappiamo più nulla se non che qualcuno, qualche tempo dopo, lo ha trovato morto in mare proprio sotto i giardini di Augusto, che si trovano a picco sopra una scogliera. Per questo risulta un po' difficile immaginare che un corpo da lassù possa arrivare fino in mare. A parlare è Giuseppe Canfora, che vive una profonda disperazione per la perdita di suo fratello, Luca, un costumista coinvolto nella produzione dell'ultimo film del regista Paolo Sorrentino, girato tra le bellezze di Capri e Napoli. Luca Canfora, una persona solare e socievole, è stato tragicamente ritrovato senza vita in mare il 1 settembre. Poche ore prima, aveva misteriosamente abbandonato la struttura in cui alloggiava. Il suo corpo è stato individuato da un canoista e recuperato dalla Guardia Costiera, in una zona situata tra Marina Piccola e i Faraglioni, vicino alla grotta dell'Arsenale. L'uomo presentava una significativa ferita alla testa ed è stato identificato solo dopo 3 giorni, grazie alla sua fede nuziale. Le indagini delle autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di un gesto volontario, un malore, una caduta accidentale o anche un'onda anomala. Nonostante fosse in balia del mare, Canfora indossava una t-shirt e dei pantaloncini, piuttosto che un costume da bagno. Non aveva con sé documenti né un telefono cellulare, che le autorità stanno attualmente cercando. In un'intervista rilasciata a Chi l'ha visto, Giuseppe Canfora ha dichiarato: «Ho pubblicato su Facebook le foto di mio fratello appena arrivato a Capri con la troupe. Se il viso di Luca sembra quello di una persona depressa, pronta a suicidarsi, allora anche io probabilmente con la faccia che mi ritrovo domani mi suicido. Insomma, noi familiari non crediamo all'ipotesi che si sia tolto la vita. Potremmo crederci solo se ci dessero delle prove certe, come una lettera d'addio scritta di suo pugno. Ci devono dimostrare anche come si è suicidato, da dove è caduto e come è caduto da quella scogliera fino in mare. Quando ci dimostreranno tutto questo, allora ne prenderemo atto. Però noi siamo convintissimi che mio fratello non si sia tolto la vita. Gli deve essere accaduto qualcosa di cui purtroppo non siamo al corrente». La Procura di Napoli, sotto la guida del pubblico ministero Silvio Pavia e con il coordinamento della polizia, ha avviato un'inchiesta sul caso. Gli inquirenti hanno già interrogato amici, parenti e colleghi di Luca Canfora. Inoltre sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che coprono un'ampia zona dell'isola di Capri. C'è chi ha avanzato l'ipotesi di un'onda anomala che potrebbe aver colpito Luca Canfora, facendolo sbattere con violenza contro gli scogli. Tuttavia, attualmente, nessuno sembra ricordare se tra il 31 agosto e il 1 settembre si sia veramente verificato un evento del genere in quella zona del mare. Un'onda anomala sarebbe un fenomeno così insolito e raro che avrebbe sicuramente attirato l'attenzione di molte persone. Giuseppe Canfora, fratello della vittima, non crede all'ipotesi del suicidio. «C'è qualcuno che sa. Su Facebook sono apparsi strani messaggi, davvero inquietanti. Qualcuno ha scritto: "Noi tutti sapevamo, avevamo visto, abbiamo capito, ma presi dalla nostra misera vita non siamo intervenuti. Ho rintracciato questa persona. Le ho scritto, ma non mi ha risposto. Quel messaggio poi è stato cancellato, ma io l'ho salvato e lo darò agli inquirenti." Il cellulare del costumista coinvolto nella produzione di Sorrentino è attualmente disperso, ma sembra che nei giorni successivi alla sua morte fosse attivo. È un enigma. Si trova da qualche parte e nessuno l'ha ancora ritrovato? Oppure è caduto in mani altrui, appartenenti a qualcuno che ha condiviso gli ultimi momenti di vita con Luca Canfora? Durante quei giorni, a Capri, l'isola era ancora affollata di turisti e non è da escludere che qualcuno possa ricordarsi dell'uomo o aver notato qualcosa di insolito.
Giuseppe Canfora nutre la speranza che qualcuno si faccia avanti al fine di contribuire a ricostruire gli ultimi momenti di vita di suo fratello. Luca aveva dietro di sé una carriera di grande rilievo nell'ambito del cinema. Dopo essersi diplomato all'Istituto d'Arte Filippo Palizzi di Napoli, aveva iniziato a lavorare presso la sartoria del Teatro dell'Opera di Roma. Nel corso degli anni aveva collaborato come assistente di importanti costumisti. Negli ultimi anni aveva stretto una collaborazione con Carlo Poggioli. Tra i suoi lavori più noti rientrano film come Ritorno a Cold Mountain, Miracolo a Sant'Anna, Youth, Loro, The Pope e la serie The Young Pope, di cui aveva contribuito alla realizzazione dei costumi. Luca Canfora ha intrapreso numerose collaborazioni con il rinomato regista Paolo Sorrentino e al momento della sua scomparsa era coinvolto nella produzione del suo ultimo film. Il fratello e le sorelle di Luca hanno piena fiducia nel lavoro delle autorità giudiziarie. Gli investigatori hanno già interrogato amici e colleghi di lavoro nel tentativo di comprendere meglio ciò che potrebbe essere accaduto nelle ore precedenti all'incidente in cui Luca è finito in mare. Nonostante l'isola di Capri sia dotata di numerose telecamere di sorveglianza, la zona in cui si è verificato l'incidente è isolata e di notte scarsamente illuminata. L'autopsia già effettuata dovrebbe aiutare a determinare l'origine delle gravi ferite alla testa e alla schiena. Sono il risultato di una caduta accidentale o potrebbero indicare un coinvolgimento in una colluttazione. Luca era una persona apprezzata da tutti ed è difficile anche solo considerare che qualcuno possa avergli fatto del male. La speranza è che le indagini possano gettare luce su tutti gli aspetti di questa tragica vicenda.